Allora, cari amici e lettori di Toro News, vi abbiamo tenuto compagnia a Natale, lo stesso facciamo qui a Pasqua, Pasquetta in Seasport, li sentite i tifosi che saltano e cantano soprattutto, li potete guardare. Ecco qui, il popolo granata ha risposto all'appello di Gian Piero Ventura, tutti quanti a passare questa Pasqua insieme, lo chiediamo qui al Signore allora. Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, venuto a vedere il Toro. Certamente. Ovviamente sì. Grazie mille. Allora, come ha visto Toro Napoli, brutto ricordo, vero? Però adesso si riparte per Bologna. Andrà a Bologna lei? No. Lo guardiamo da casa. 80 anni, cosa vuoi? Vabbè, una volta forse. Tanti auguri ancora. Grazie. E allora qui siamo qua ancora che guardiamo, vi faccio vedere qualche immagine. Ora stanno provando i ragazzi a giocare con le mani. Vabbè, particolare schema. Allora, diciamo Bologna niente, salutiamo allora magari i lettori di Toro News. Lei lo legge Toro News? Tutti, sì, granata, tutti i giorni tutti. E tutti granata. Va bene, grazie mille. Ancora qua i tifosi li potete vedere. Noi siamo gli ultras del Toro e non ci rompete i coglioni. E intanto ci spostiamo, insomma, lei Pasqua con Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, viene a vedere il Toro anche lei, insomma. Risponde all'appello del mister. 25 anni fa accompagnavo gli esordienti del Toro, quindi. Quindi insomma. Leggo sempre Toro News. Allora salutiamo tutti i lettori e anche qui il cagnolino, anche lui è del Toro, immagino, sicuramente. Solo che gli hanno venduto il suo amico che era Antenucci che lo prendeva. No. Lo accarezzavo un giorno, gli ho detto fagli due carezze, fai due gol, di fatto ha fatto due gol. Beh, questo è un aneddoto curiosissimo. Sì, comunque domenica ho visto giocare a calcio. Quello mi ha fatto degli errori. Però vedi giocare a calcio, c'è gente che 2 anni fa non erano considerati dei grandi giocatori, hanno imparato a giocare, abbiamo perso perché gli altri erano più forti alla fine. Purtroppo è andata male. Questo siamo punto un po' ingenui certe volte, così, ma mi ha fatto molto più male la sconfitta di Parma, che è stata all'improvviso. Quella lì c'era qualcuno che poteva perdere un aereo una volta, no? Ma io sono ottimista. Bologna si va a vedere. È mio figlio che è andato a Parma, è andato a Milano, è andato a Genova. E sarà a Bologna il figlio? No, andrà poi a Firenze. A Firenze, va bene. Comunque per domenica cerchiamo di tirare io un punto. Secondo me però la salvezza è più bassa dei 40 punti. Ma in tanti la pensano così, vedremo a questo punto. Sì, mi fanno paura però certe squadre che mollano, tipo la Roma-Palermo, il Napoli con Chievo e non ha giocato, a Verona. E poi si è svegliata con qua. Noi sembrava la finale, che facesse la finale della Coppa. Va bene così. Comunque, poi volevo fare i complimenti anche a Gino Strippoli. A Gino Strippoli, il nostro vice direttore, grazie mille. Stasera volevo telefonare. Stasera va in diretta. Sì, lo so, perché anche l'articolo di oggi è molto ben fatto. Cioè, la vedo esattamente come lui. Cioè, abbiamo visto infatti. Giocare a calcio, abbiamo perso. È andata almeno un'altra volta. Ricordiamoci però dove eravamo. Questa è una massima del mister, insomma. Dove siamo partiti? Dove siamo partiti? A me del mister non piace il solo i due e mezzo, però ne so più di meno. E lo rispettiamo sicuramente. Però i risultati gli danno abbastanza ragione. Finché così non c'è problema. Grazie mille, tanti grazie. Auguri ancora. Ancora auguri, buona Pasqua. Buona Pasqua. E qui allora i tifosi continuano a cantare, il Toro continua a provare degli schemi. Direi che per il momento è tutto, ci aggiorneremo ancora magari a fine allenamento. Un saluto da Manolo Chirico per Toro News, buona Pasqua a tutti.